Meglio non attirare l'attenzione. Se qui ci sono permessi reali, farò meglio a trovarli. Teniamoci pronti. Non si sa mai. Con questo potrò entrare ad Alak.
Essere molto cauta qui. Sento già più forte. Uccidiamo quest'idiota! Forza!
Avanti, insistete! Una fortezza imponente. Viene da chiedersi che cosa racchiude. Vediamo come sarò accolta con il permesso reale. Per quale motivo sei qui? Per motivi reali. Ecco il mio permesso. Puoi passare. Chi sei per presentarti al nostro cospetto senza annunciarti? Fergal. Non sei Fergal. Non ti conosco. Io sono Sturm di Donegal. Chi è Fergal? Il re di Dublino parla di un cugino che ci faceva da consigliere. Uno sbruffone che avrebbe dovuto fare come dicevamo. Bene, Sturm,
Cosa ti porta qui da Donegal? Non saprei. Vengo su vostro invito. C'è un errore. Non ho mandato nessun messaggio. Neanch'io. Potrebbe essere stato tu sai chi. Ma lui odia i vichinghi. Perdona i modi di mio fratello. Faremo luce sull'accaduto, non temere. Posso offrirti da bere? Sì, beviamo. Da quando sono qui non ho ancora visto il fondo della mia coppa. Se volessi pensare male, direi che vogliono che io rimanga ubriaco. Io non bevo. Tornerò quando avrete concluso le vostre faccende reali. Se non sei in cerca di bevute, puoi fare un giro del forte ad Anello. È famoso in tutta l'isola. Come ti abbiamo detto più volte, Re Barid, il forte di Alak non è aperto agli ospiti. In effetti... Ah, e dove tenete i vostri prigionieri? Fate una bevuta voi due! Credete che io non abbia mai rapito nessuno? Cercherò dove riposare mentre voi vi ricordate perché mi avete convocata. Ma certo, il tuo permesso ti consente di girare liberamente. Se vedi Fergal, salutalo per me! Per l'ultima volta, Barid, l'accesso al forte ad Anello è vietato. Se ho capito cosa intendeva Barid, salvare Fergal è vitale per liberare Alak. Ma per farlo, devo entrare in quel forte. Spiega le ali, Sinin. Interessante. Il permesso non mi darà accesso al forte. Devo trovare un'altra via. Muori. Qui insieme serve il cappuccio. Yes.
Stai crollando. Possa tu banchettare al fianco di Odin. Sia la chiave giusta. C'è qualcuno qui di nome Fergal? Sono io. Chi me lo chiede, Vikinga? Io servo Re Barid Mekimar, il Re Flanshi. Ti offrono la libertà. Non sopravviverai, caro. Tua fine! Grazie. Dio ti benedica. Ehi, tu sei Eivor, vero? Sei con Re Barid. Siamo stati inviati qui per avere notizie del re, ma i soldati ci hanno gettati qui dentro. Vi farò uscire. Tornate da Re Flan, se potete.
Vieni, cugina! Ci stiamo divertendo un mondo, i re e io. È stato l'abate a trasformare questo luogo in una prigione. Cattura ostaggi di tutte le famiglie per dominare l'Irlanda. Chiudi il becco, Domhnall! Eogan ti ucciderà se parli troppo. E Flan ci ucciderà se non parliamo. Sì, è così. È stato Eogan. Ci ha detto di trattenere chiunque arrivasse finché... Finché cosa? Finché l'abate non sposta qui le sue forze. Quanti uomini sono? Quanti? Non lo sa nessuno con certezza. Ha delle compagnie ad Armagh e più uomini di quanto sembri. Non so altro. Mia cugina vi ridurrebbe a un pasticcio di carne e sangue. Ma forse Re Flan vi risparmierà. Sarete trattati come ostaggi e non prigionieri, finché il re non deciderà cosa fare di voi. Ora, invece, pentitevi. Dopotutto ci converrà a non privarli della corona, ma non serve che lo sappiano già ora. Flan deve sapere della trappola. Gli ho inviato dei messaggeri per fermare la sua avanzata. Non potevo aspettarti senza far nulla. Sono colpita. Non esserlo. Ho dovuto bere quel piscio per giorni prima che Niall si facesse meno cauto. Ti sei superato. Farò in modo che il re sappia chi è stato il vero eroe oggi. Grazie a te, cugina. Fai in modo che il messaggio arrivi a Flan. Io vi raggiungerò più tardi. Che gli dei vi guidino.
Eivor, ben fatto ad Alak. Marceremo in mattinata. Sarai felice di sapere che guiderai la mia guardia d'onore. Non hai ricevuto il messaggio di Barid. Devi ritirarti, non avanzare. È un'esca per attirarti in una trappola ancora più grande. Barid crede di comprendere questi re, ma la Chiesa ha attecchito e ha prosperato sin dai giorni di mio zio. È la Chiesa a tramare contro di te. Il messaggio non diceva niente dell'abate Eogan. Re Niel e re Domnall cercavano senza dubbio di addossare la colpa su qualcun altro. La Chiesa è un comodo capro espiatorio. E se invece i sospetti di Barid fossero giusti? Eogan è l'abate di Armagh scelto da Dio in Irlanda. Non posso dubitare di lui sulla parola di un amico. Intendi un pagano? Perché siete ancora qui? Non vi è arrivato il mio messaggio? È arrivato, ma Re Flann non è convinto. Devi ritirarti subito da Clogher, mio re, prima che l'armata di Eogan ci circondi. Non sei tu al comando, Barid McKimar. Se ci fossero armate, i ricognitori... I ricognitori sono morti. Per Baldur, Flann. In quanti devono morire prima che tu impari a fidarti? Non dimenticare, Barid. Non invocare i tuoi falsi dei in mia presenza. Ascoltate, che cos'è? I lupi di Eogan sono qui. Non sono venuto fin qui per morire in una tenda, mio re. Siamo sotto attacco! Forza! Quest'area è controllata. Allontanatevi dal centro del villaggio! Dio ci protegge! Prenderò più teste di te, cugina! Non ci contare! Arcieri con fuoco! Arrivano dai campi! Andate addosso agli arcieri! Uccideteli tutti!
ci hai salvati! Li abbiamo respinti, ma a caro prezzo. Eivor! Barid! Barid! Riesci a sentirmi? Barid McKeemar! Mostrami ciò che ci attende. Sento una... Barid. Eivor. Sono qui. Una fine gloriosa, non trovi? Forse degna di una saga. Non te l'aspettavi da me. Nessuno sapeva quanto vali. Ma tu sì, cugina. Non hai mai dubitato. Il tuo coraggio sarà ricordato, Barid. Me ne accerterò. Stringi la tua arma, cugino. Ci rivedremo nel Valhalla. È Siegfried il mio Valhalla, Eivor. Il Valhalla non è solo un luogo, ma un lascito. Flann deve sostenerlo. Fallo giurare sul suo Dio. Non c'è nulla che i cristiani temano più della collera divina. Sarà fatto. Funerale da eroe. Nella morte, Barid è più grande di quanto non fosse in vita. O forse siamo noi a non aver visto la sua grandezza. È una dura verità. Ma hai ragione. Aveva visto con chiarezza, io l'ho ignorato.
Eogan pagherà per la sua morte. E poi, quando l'abate sarà morto e tu avrai domato il Nord, che farà Siegfried? Gli darai l'appoggio reale? Solo quando sarà pronto. Non sarebbe una mossa giusta al momento. Ael, la politica! Barid ha dato la vita al tuo servizio. Se ripaghi la lealtà in questo modo, presto non ne avrai più. Questa è un'altra dura verità. Ricambierò il favore. Siegfried non è pronto. Ma lo sarà. Con i giusti insegnamenti. Bene. La tua saggezza gli farà bene. Anche il mio sostegno. Ma nessun trono è al sicuro finché Eogan vive. Lo schiacceremo. E dopodiché il destino di questa terra sarà nelle tue mani. Tue e di Siegfried. I cavalli sono quasi pronti, mio re. Sei certo di non voler riposare e ripartire domattina? Non posso dormire con questi pensieri. Ho un'armata e una reputazione da reclamare. Per la seconda sarà più dura. Mia madre mi raccontava delle Morrigan, che si nutrivano di morti eroiche e insinuavano pensieri di guerra negli uomini. Ho pensato di usare la pietra di Tara per scacciare il loro canto, come fece il vescovo Patrizio con i serpenti. Non esiste potere che possa aiutarti nell'impresa. Nemmeno gli dèi cambiano il fato. Il mondo è sempre destinato alla guerra. Le mie erano solo fantasie da bambina. Di a Flan che andrò da lui dopo che avrò parlato con Siegfried. Diglielo tu. Io non me ne vado ancora.